Allora, se torniamo di nuovo su questo discorso, non ne avevo voglia, ma mi avete scartapetrati i coglioni. Ma allora, ma perché non lo dite chiaramente che siete degli omofobi? Perché vi nascondete dietro un dito puzzolente che vi ficcate tutte le volte nel buco del culo? Perché io lo so. Cioè, non capisco, avete così tanto le palle di dire quello che pensate, però di dire sì, sono omofobo non avete le palle. Guarda, tu per me lo puoi fare, che è una casa tua. E se ti metti in pubblico ti sparo, ti brucio. Non sono omofoba, per carità, sono tutti amici gay, ma figurati, però se ti brucio. Io non ho nulla contro i gay, però se tu pubblichi una foto truccata o pubblichi una foto dove ti baci con il tuo ragazzo, sei un esibizionista di merda e vai bruciato. Forse ho sentito male. Ditemi che ho sentito male. Ho sentito male! No! Ho sentito benissimo invece, maledetto! Ma che cazzo stai sparando? No, dimmi. Allora anche tutti gli etero, perché lo fanno tutti gli etero di condividere comunque giustamente il loro amore pubblicamente, vanno sparati anche loro. Ma hai sparato anche tu allora? E io ti sparo molto volentieri. Ma cos'è qua? Oh, tu puoi condividere il tuo amore pubblicamente, io no. Ma chi lo decide? Tu, forse deficiente? Non penso proprio. Comunque, io accetto tutto, per carità, però, quelli che si vestono da donna, cioè tu non ti puoi truccare sul ragazzo, non ti puoi vestire da donna, non puoi fare il femminato, tutte queste cose qua, perché quelle cose sono da donna, perché è la figa. Silenzio! Silenzio, scuoteli! Non voglio sentire una parola di più perché mi stanno! Ma tu cosa vuoi proibire alle persone? Non fare questo, non fare quello, quando tu nemmeno ti lavi? Io almeno mi lavo. Bisogna vedere a te se ti abbassano quei pantaloni, cosa trovano in quei mutandoni schifosi, le pallottoline di merda! Che schifo, che schifo! Voi forse non avete capito che più mi dite che non sopportate i miei atteggiamenti, le mie cose, io più continuo, guarda! Pezzante, perché puoi soltanto guardare. Guarda come mi tocco i capelli, guarda come mi muovo, guarda, senti come cambio il tono di voce, sì. Pezzente! Ritornando un attimo seri, volevo rispondere a tutte quelle persone che mi scrivono sotto le foto dicendomi, pensando di essere simpatici. Comunque sta foto potevi postarla dopo mangiate, perché adesso è l'ora di pranzo e sto mangiando, sai com'è? Oh, ma che peccato, io l'ho postata apposta per farti strozzare con gli spaghetti! Guardati, barbaro! Guardatevi, barbari! Comunque giuro, il prossimo che mi viene a dire. Comunque per gli uomini siamo noi, perché siamo noi che scappiamo le donne, capito? Tu sei nel mezzo che cade in mare, non puoi fare niente, non ti tenute, capisci? Ne sei proprio sicuro? Allora prova ad abbassarti i pantaloni. Spogliati, maledetto barbaro, che non sei altro! E fammi vedere come potresti mai far arrivare all'orgasmo una povera donna con quel ciccio bello con la bua che hai lì sotto. Ma ti prego, dai, ma cos'è quella roba? Un ciccio bello con la bua. Ma è nato con la bua? O è così al naturale? Cioè, ti sei fatto male per forza. Non può essere nato così. Cazzetto in sorsa, ragazzi! Allora, oggi ragazzi siamo qui per tornare di nuovo al discorso che abbiamo fatto una settimanella fa, perché veramente mi avete fatto esplodere le ovaie. Oggi ragazzi sono qui perché voglio parlarvi dell'omofobia. Tutti quanti che state lì a commentarmi il post dicendomi: ma perché non crepi? Ma stai zitto. Non voglio sentire una parola di più da voi barbari. Ascoltatemi bene. Oggi voglio parlarvi di questo discorso e sono molto serio. Oggi ragazzi volevo darvi una bella lezione su come non essere omofobi. Vi chiedete tanto fuori a commentarmi con gli account falsi. Ma voi non avete capito che sono più intelligente di voi. Quindi state lì a commentate, commentate. Ma lo volete capire che ho già capito che siete voi? Lo so già che c'è dietro quell'account. Quindi per favore, barbari, sguattere che non siete altro. Fatemi la cortesia di non commentarmi più i post. Perché vedete quelle belle ditine che avete appiccicate lì alle mani? Sì, proprio quelle. Ve le stacco a morsi, ma veramente, una per una ve le stacco. Ve le stacco con le dita dei piedi, io. Poi ci sono quelli, mi commentano i post dicendo: ascolta, io ho tanti amici gay, però mica si atteggiano come fai tu. Scusa? No, 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 no. Ripeti che non si attezzano come mi attezzo io? Perché i tuoi amichetti gay non fanno tipo così che si mettono e si spremono da sola le operazioni che si sono fatte qui al seno? Mi stai dicendo che i tuoi amichetti non lo fanno? Beh, lo so perché, perché sono dei barbari. Sono tutti quelli degli sguattere che non devono, non devono, non devono, non devono neanche permettersi di definirsi gay. Che se si definiscono loro gay è un insulto a me come persona. Oh! Quello che volevo dirvi oggi è che lo dovete smettere. Lo dovete smettere di commentare ogni post dicendo sempre le stesse cose.
Perché voi non avete capito. Voi non avete capito. Io continuo, io continuerò all'infinito, continuerò all'infinito a muovermi così, a spremermi quanto mi pare. Cioè, seriamente, la tua ragazza ha un fisico così? Ha un fisico così come il mio? Così con queste belle gambe, così con queste gambe qui. Se l'ha? Se l'ha? No, non se l'ha. E non se l'avrà mai perché io sono io. Io vorrei dire a queste persone in faccia che non saranno mai come me. Veramente mi fanno innervosire persone che mi dicono: certo che sei proprio brutto. Scusa? Certo che veramente te la potevi risparmiare quella foto all'ora di pranzo. Perché sai com'è? Stavo mangiando. Stavi mangiando. Ah, capito. Sappi che mi auguro che ti strozzi con qualsiasi cosa tu in quel momento stavi mangiando. Qua che ti entri in gola e che non ti esca più. Quindi, spero voi abbiate capito il mio discorso. Perché sono stanco di mettermi a leggere commenti del tipo: certo che sei brutto, ma fai schifo, non sei bello. Di certo non me lo faccio dire da una sguattera che io non sono bello. Perché io so di essere la persona più bella del mondo. Quindi tu, proprio tu che stai guardando questo video in questo momento, non ti puoi permettere di dirmi che sono una brutta persona. Perché sono la persona più sexy e bella del mondo. Che non lo vedi? Non lo vedi? Non lo mostro abbastanza? Guarda, lo mostro ancora di più. Lo vedi così? Così? Così lo vedi quanto sono bello? Lo vedi così? No, così lo vedi? Oppure ti devo mettere così? Così lo vedi quanto sono bello? Così lo vedi che sono bello? Così? Così? Oppure mi devo mettere più vicino? Così? Così mi vedi meglio? Così mi vedi quanto sono bello? Lo vedi questa pelle? Questa pelle tu non ce l'avrai mai. Non ce l'avrai mai né te né la tua ragazza. Che il culo della tua ragazza è lì così, no, quella tua ragazza è piena di buboni grossi così che non andranno mai e poi mai via. Tutto questo vi posso anche salutare e vi posso dire che ci vediamo al prossimo video, quindi rimanete aggiornati. Kiss.